questo video. Operazione della polizia, e della magistratura su tangenti e appalti al Santo Bono, raffica di arresti e perquisizioni a Napoli. La polizia di Stato di Napoli ha eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia a carico di amministratori di strutture pubbliche partenopee, legali rappresentanti di imprese e imprenditori ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di corruzione. Questo è libertà di incanti, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'inchiesta è condotta dai PM Woodcock, Carrano e Parascandolo. Oggetto delle indagini e degli approfondimenti investigativi svolti, appalti presso l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santo Bono Pausilipon e appalti presso l'azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Tra i soggetti coinvolti è finito agli arresti domiciliari l'avvocato Guglielmo Manna, ex marito del giudice Anna Scognamiglio, già a processo con uomini dello staff del governatore Vincenzo Di Luca, coinvolti anche alcuni esponenti dell'azienda Manutencoop. Indagini dei carabinieri sull'agguato consumato con il pericolo del napoletano a Giuliano, un uomo di 50 anni, Michele Lorenzetti, è stato ucciso a colpi di pistola a Varcatullo. La vittima è stato accertato non aveva legami con le organizzazioni malavitose. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia, l'uomo era a bordo della sua auto ferma a ridosso di un hotel della zona quando è stato raggiunto da alcune persone che hanno fatto fuoco e poi si sono allontanate. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'agguato e gli ultimi movimenti della vittima. Una tonnellata di frutti di mare non idonei al consumo umano e un impianto di stoccaggio abusivo sono stati sequestrati dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli in un deposito allestito clandestinamente a Monte Ruscello nel comune di Pozzuoli. I frutti di mare del valore di circa 20.000 euro erano destinati alla vendita sul mercato nero, probabilmente nei negozi compiacenti della zona. Telline, ostriche, noci bianche, fasolari, cannolicchi e bombole, oltre a 10 kg di datteri di mare di cui è vietata la pesca, erano immessi in acqua non sottoposta al monitoraggio chimico, fisico e microbiologico, quindi potenzialmente rischiosi per la salute. I responsabili sono stati denunciati. Sette minori di età compresa tra i 14 e i 16 anni stati denunciati per danneggiamento aggravato di edificio pubblico. I giovani hanno compiuto la notte scorsa atti vandalici all'interno della palestra dell'Istituto Scolastico Marconi di Atena Lucana, in provincia di Salerno. I sette, con il volto parzialmente coperto, dopo aver forzato la porta d'ingresso della struttura sportiva, hanno imbrattato, utilizzando la schiuma di alcuni estintori in dotazione alla stessa struttura, i muri, gli arredi e le attrezzature sportive, provocando danni per alcune migliaia di euro. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, a seguito di accurati accertamenti, hanno individuato i sette ragazzi, tutti incensurati, che sono stati segnalati alla procura per i minorenni. Un detenuto di origini magrebine si è ferito con malametta, poi ha spezzato il suo sangue su tre agenti di polizia penitenziaria. È successo ieri pomeriggio nella casa circondariale di Carinola, nel Casertano. L'uomo ha anche aggredito 6-7 agenti che hanno tentato di ricondurla alla calma. I tre agenti sono stati ricoverati in ospedale per analisi e accertamenti. Gli altri si sono fatti medicare. Detenuti di questo genere, ha detto Ciro Auricchio, segretario regionale del sindacato USP, non devono essere internati in strutture detentive attenuate come quelle di Carinola. Si tratta di un soggetto pericoloso che andava recluso altrove. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per la cortesia. Domenica 2 aprile. Ok, io stacco. Adesso.